Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento un wargame di battaglie navali ambientato durante l'epoca d'oro della pirateria o anche primo periodo delle guerre napoleoniche via mare. Cito una tra tante, la battaglia ad esempio di Trafalgar. Vi presento Black Seas in questa versione starter set. Master and Commander, da cui ci fecero anche un film che tra l'altro è stato veramente stupendo, gioco della Warlord Games che ringrazio immensamente di cuore per avermi offerto questa copia per la recensione. Gioco che sfrutta la stessa ambientazione e anche un po' il sistema di regole del loro Black Powder, che è un altro gioco spettacolare di battaglie campali. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Black Seas, in questo starter set Master and Commander, gioco della Warlord Games, è un gioco da due giocatori, quindi non prevede modalità da giocare in singolo, è un gioco, un wargame, di battaglie navali nell'Age of Sail. E intanto qui davanti, che poi ora nel corso del video lo vedrete sicuramente meglio, c'è una piccola rappresentazione delle navi comprese in questa prima scatola, che sono delle semplici cutter o sloop, comunque navette piccoline. E da quest'altra parte abbiamo delle fregate o delle fifth rate, quindi delle navi di quinto grado che erano un po' la linea della battaglia delle flotte delle potenze dell'epoca, quindi Olanda, Spagna, Francia, Inghilterra, erano un po', diciamo, le navi di linea, ecco, metteli qua, quelle che andavano avanti e davano supporto ai galeoni o alle man of war, tipo la HMS Victory nella battaglia di Trafalgar. Quindi qui davanti c'è, ovviamente vi faccio vedere soltanto quattro navi, ma dentro la scatola ce ne sono molte di più, però quelle più rappresentative del gioco sono le piccole e veloci cutter barra sloop e da quest'altra parte le fregate da guerra. Preciso che il tappetino che vedete qui davanti, che ora a breve vedete meglio nelle rappresentazioni di gioco, è stato gentilmente offerto dalla P-Work Wargames, che ringrazio di cuore ed è un tappetino in neoprene. Veramente, tra l'altro antiscivolo, fatto veramente bene, molto evocativo e sempre ragazzi di massima qualità ai prezzi poi più concorrenziali e secondo me anche quelli più economici che si trovano sul mercato. Ditta italiana, quindi andate direttamente a vedere, link in descrizione sul sito della P-Work, perché potete ordinare dei tappetini di gioco in tutte le misure, quindi per schermaglio, battaglie campali, in neoprene o anche altri materiali ai prezzi più concorrenti. Stiamo facendo un po' di esperimenti con la telecamera, con la videocamera, quindi se vedete qualche sfarfallio, piccolo calo di frame, è perché stiamo provando ad usare lo smartphone in wifi connesso praticamente ad OBS dal computer. Tornando a parlare di questo set di base, abbiamo tutto l'occorrente per iniziare a fare una battaglia fra due giocatori e nell'occorrente c'è ovviamente i segnalini fatti poi tra l'altro belli di cotone o lana del fuoco, delle fiamme, quindi quando una nave, nelle regole avanzate che non vi spiegherò, però nelle regole avanzate c'è la possibilità che la stiva delle munizioni della nave vada a fuoco e quindi dovrete metterci accanto il segnalino del fuoco oppure direttamente il fuoco vero e proprio, che tra l'altro è molto bello evocativo. E poi di qua questi segnalini di lana che sono ancora un po' di fuoco, il nero e il bianco che soprattutto serve per identificare una nave che ha sparato ed è anche più bellino evocativo, quindi ne prendete un pochino e quando la vostra nave avrà fatto il proprio movimento ed avrà sparato una bordata, quindi per identificare che in quel turno non può più sparare, ci metterete un pochino di lana bianca accanto che a parte essere evocativa va anche a identificare che appunto la nave ha sparato. Abbiamo una rappresentanza di dadi che sono piccoli, ora ve li faccio vedere, magari meglio in mano. Piccoli dadi da 6 che non servono a niente praticamente per fare il test sulle skill del vostro equipaggio, quindi semplicemente ne tirerete forse una a turno ma esagerando e poi il gioco si sviluppa tutto sul tiro del D10 come vedete qui che sono in tre colori, ovvero rosso come questo qua, nero e blu. Perché sono i vari cannoni che abbiamo a bordo, sono i cannoni sulla lunga gittata. I cannoni sulla gittata media, quindi va sempre a gittata 20 pollici, ad esempio 10 pollici, e poi le cannonade, che sono cannoni dalla bocca larga, che storicamente in quel periodo venivano usati praticamente bordata laterale quando le navi erano molto vicine e che faranno un danno assurdo. Quindi quando andrete a sparare con i vari cannoni dovrete tirare anche il dado
che vada a rappresentare quel cannone qui diviso nel colore, che poi trovate ovviamente nel manuale di gioco. Per quanto le navi al momento che vedete qui davanti sono semplicemente montate con ancore, la polena, albero maestro e tutto il resto, però vedete non ci abbiamo ancora messo le vele perché devono essere dipinte, quindi perlomeno dargli il primer. Quindi prima di dargli una primerata di marrone di base ci volevamo mettere, dopo ci avremmo messo anche le vele. E come vedete comunque anche ora dal video il dettaglio è buono, cioè per quanto siano piccoline, ma il dettaglio di queste navi è veramente molto bello. E poi lasciate stare le navi più piccole, immaginatevi una Man o' War che è il doppio di questa fregata, una nave a tre ponti, la figata anche di vedertela, insomma, lì in gioco bella rappresentata magari mentre spara o naviga verso un'isola. Abbiamo tutta una rappresentanza di token che sono il movimento. Quindi i segnalini che vanno ad identificare la distanza della nave e soprattutto la gittata del tiro, perché vi ricordo che questo è un gioco che va a gittata. Quindi ci sono all'interno i misuratori di velocità e gittata, abbiamo i vari misuratori dei danni che possono capitare alla nave, quindi colpo alla stiva, colpo alle vele, vele strappate, colpo all'equipaggio, quindi equipaggio stordito e cose del genere, e quassù i vari tipi di munizioni che possono essere sparate, perché oltre ai colpi di cannone normali possono essere sparate anche tipo le chain shot, che erano quelle due palle legate da una catena di ferro acciaio nel mezzo che le teneva unite e che andava proprio a strappare la vela o a volte anche spezzare direttamente l'albero così da immobilizzare la nave. Quindi abbiamo un po' di misuratori di movimento, abbiamo un po' di scenici, come vedete da questa parte qui, vabbè, c'è ovviamente la bussola e il segnavento, perché nel regolamento all'inizio del turno bisognerà tirare un dado per vedere se il vento cambia. Se la nave si trova a favore di vento va alla massima velocità, se la nave si trova contro vento ferma, getta l'ancora perché non si può più muovere, quindi dovrà fare un leggero movimento per togliersi dalla rotta del vento e riprendere poi dopo a navigare. Poi abbiamo un po' di scenici, ovviamente in cartoncino. Niente vi vieta di stamparli in 3D e tra l'altro se questa cosa di stampare scenici in 3D vi interessa, link in descrizione trovate il negozio di mia moglie, Electra 3D Print and Paint, in cui appunto ordinare anche queste cose per pimpare i vostri giochi da tavolo o wargame. E poi trovate tipo altre cose qui dietro, c'è un'isola, un isolotto, delle insenature, delle rocce, degli scogli e delle secche, perché ci sarà anche la possibilità, nelle regole speciali, le regole di base non lo prevedono, di andare a cozzare contro le secche e quindi fermare la nave, più tutto quello che ci sta intorno, tipo il meteo, piogge, tornado e quant'altro. Ciascuna delle presenti navi qui davanti è rappresentato dalla sua carta, come ad esempio una grado 5, una fifth rate, come vedete qui davanti è rappresentata dalla sua carta, oppure un piccolissimo brigantino qui davanti. Ciascuna carta, come la state vedendo, ha diverse caratteristiche sopra, ovvero i valori in cima della carta sono i punti ferita, i punti ferita della nave. Il size è la grandezza, quindi una nave di quinto grado è una nave media, un galeone da guerra è una nave grande, non comprensiva in questa scatola, una nave S small è piccolina e poi vediamo un'altra cosa molto importante, la velocità di nodi che raggiunge una nave, quindi quando deciderete di cambiare vela, tipo senza vele gettata l'ancora, vele basse o full sail perché c'è la battle stance, ovvero la classica velocità di battaglia, oppure a vele spiegate, se avrete il vento a favore o anche l'avrete semplicemente laterale, questo andrà a definire quanto potrete abbassare le vele, ma comunque non cambia la velocità della nave che sarà sempre quella scritta in nodi, quindi in questo caso si muovono di 5. Quella sarà la massima velocità, minima e massima, perché poi quando ti muovi ti devi muovere di quella, non puoi decidere di fare più o meno, quella sarà la velocità in nodi che avrete quando non sarete con il vento contro, e in più sul lato il tipo di cannoni. Nel caso di un brigantino, magari tirerà due dadi del colore del classico cannone, quello da lunga gittata, quindi del cannone sulle lunghe distanze, mentre invece una fregata da guerra avrà due cannoni sulle lunghe gittate, un cannone sulla media gittata e una carronade, una carronada. Quindi quando voi deciderete di sparare da un lato, dovrete prima fare la misurazione da nave a nave, per andare a vedere se effettivamente a quella distanza potete colpire. E poi dovrete decidere se sparare con un tipo di cannone o tutti i cannoni che avete. La soglia per colpire un'altra nave è sempre 5 o meno sul D10, che però viene modificata.
vari valori. Ad esempio, potete prendere dei bonus e dei malus. Dei bonus, ad esempio, se l'altra nave è molto vicina a voi. Se l'altra nave è immobilizzata, quindi è più facile da colpire. Dei malus, se l'altra nave si è mossa di tot, più di 10, ad esempio. Se la nave è agitata lunga, più di 10. Oppure semplicemente se il vostro equipaggio è un equipaggio di rookie, è un equipaggio di inesperti, quindi magari invece dal 5 o meno andrete a colpire con il 3, il 2 o meno, oppure proprio mancare. Quindi dovete fare sempre 5 o meno, o con i vari bonus potreste arrivare anche a 9 o meno, il caso di un equipaggio molto molto esperto in battaglia. Quello è il tiro per colpire. Quando si va a fare il tiro per colpire, si guarda il valore di danno che fanno i cannoni quando sono andati a colpire. E si vanno a togliere dei punti ferita della nave. Nel caso si tiri sempre un bellissimo, che io tanto odio, uno sul dado, un uno sul dado vuol dire che è un colpo critico. Quindi si va nella tabella dei critici e si va a vedere se ad esempio abbiamo colpito la stiva delle munizioni, l'equipaggio è scosso o la nave direttamente ha preso fuoco o ci sta anche un colpo di fortuna che proprio la immobilizza. Quindi comunque è un gioco che vi dovete immaginare sul campo di battaglia molto dinamico, molto attivo. Vi farò anche vedere poi una partita fra non molto tempo, se riuscirò a intavolarla, ma penso di sì. Perché comunque è un gioco dove te inizialmente prima muovi la nave. La prima cosa che devi fare quando sei in battaglia, muovi la nave. Perché la prima cosa devi vedere se il vento da che direzione tira, e a seconda della direzione cambiano le vele. E poi muoverla della sua velocità in nodi. Quanto fai di movimenti? Ti muovi una, due o tre volte a seconda del livello di vele che stai usando. Se è una vela bassa, ti muovi una volta sola. Se è una vela alta, ti puoi muovere fino a tre. E ogni volta che finisci il primo movimento, puoi fare una rotazione con il misurino che è all'interno della scatola e cambiare, ovviamente, lato. Cosa importante, si spara soltanto una volta per turno e a fine di un movimento. Quindi se fai un movimento, fai un movimento e spari. Se fai tre movimenti, decidi te quando sparare. Lo vuoi fare dopo il primo? No? Lo vuoi fare dopo il secondo? Magari sì, perché voltando sei arrivato a gittata giusta. Si fa la misurazione, si spara e si tirano dadi. Quindi il gioco fondamentalmente è tutto qui nelle sue regole base, perché nelle regole avanzate ovviamente c'è molto di più da vedere, c'è anche il meteo, potrebbe iniziare a piovere, esserci la nebbia, non si vede nulla. E quando, come vi ho detto poc'anzi, la nave spara, ci si mette un pochino di lana qui accanto, così. Che fa anche un pochino l'effetto, è anche carino, dai, sembra un po' il fumo che esce dai cannoni dopo che hanno sparato. E questo sta ad identificare, con tutta la roba che avete qui dentro, che la nave ha sparato, quindi non può più sparare. Si possono dividere i cannoni per più bersagli, quindi nel caso ci sia una fregata e dietro un brigantino o un cutter, potete direttamente dire, io con i cannoni lunghi sparo a questa e con la carronade e quell'altro sparo a quest'altra. Quindi potete, se sono agitata, potete tranquillamente dividere i colpi. Ma una volta sparato, non spara più. In conclusione, questo Master and Commander set di partenza di Black Seas, gioco della Warlord Games, che ringrazio immensamente ed è sempre un onore poter collaborare con loro, è un titolo molto interessante che io cercherò quanto prima, promesso, di portare un'intera partita, ovviamente tagliuzzata nelle parti salienti, non 3 ore di partita inutile, però di portarla sul canale. È un titolo veramente interessante. Come tutti i giochi della Warlords, tutti, non ne scappa nemmeno uno, i regolamenti sono semplicissimi. Lo dico onestamente, non ho mai trovato un regolamento più facile e intuitivo, ora butto giù tutto, di quelli della Warlords, perché comunque sono titoli immediati, titoli freschi, titoli che puoi intavolare, ma veramente con chiunque, perché c'è poco da leggere, c'è anche sulle carte, ci sono dei numeretti, non c'è niente da leggere, qui ci potete mettere davvero anche un ragazzino per fare una partita, chiunque. Quindi, secondo me, è un gioco veramente anche abbastanza intuitivo e divertente. Il regolamento è ben spiegato, poi loro ti danno anche l'opzione, gioca magari con le regole un pochino avanzate per dei giocatori più hardcore, ma potete anche giocare normalmente, senza metterci il meteo o tutte le cose strane, e il gioco funziona e non ne perde assolutamente. È un gioco interessante se vi piacciono battaglie al tempo di pirati nell'Age of Sail 1700 o direttamente si passa un po' in un cent'anni più avanti, più o meno. Battaglie di Trafalgar o comunque guerre napoleoniche, secondo me è il gioco di battaglie che fa per voi, se ne stavate cercando uno, l'avete trovato, e poi, vista anche la scala dei modelli, io vedete qui c'è un tavolino piccolo, tondo, potete tranquillamente giocare su un tavolo del genere, quindi non richiede nemmeno tavoli immensi che vi serve da andare in qualche negozio, potete giocare praticamente sul tavolo da cucina. Per me è consigliatissimo, grazie immensamente di cuore alla Warlord Games per questo prodotto, questo set di base fornito. Vi lascio ovviamente ora un attimo
col consiglio per gli acquisti. Ciao a tutti ragazzi, vi ricordo che come sempre il suddetto gioco o tutti gli altri trattati su questo canale potete ordinarlo dal nostro negozio sponsor, Gioco Libreria Semola, di cui troverete sempre in tutti i video. Primo link in descrizione e in sovraimpressione. Al miglior prezzo sul mercato e se andate sul sito e un prodotto che ho trattato sul canale lo trovate, ma le copie sono finite oppure non è più disponibile, mandate una mail al supporto tramite il sito e fate presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan. Gioco Libreria Semola farà il possibile per ordinarvi un gioco se non ne ha più copie oppure giochi fuori catalogo, sempre al miglior prezzo disponibile e ricordatevi di usare sempre il codice discount Coridan7 per avere uno sconto del 7%. Per spese superiori ai 79 € corriere gratuito in tutta Europa. Quindi anche se abitate all'estero o sulle isole, Gioco Libreria Semola in 48 ore vi consegna. Mi raccomando, non vi fermate. Se andate sul sito e il prodotto non lo trovate o è finito, scrivete al supporto per chi ve lo ordina comunque. Gioco Libreria Semola si attesta sempre come il miglior servizio assolutamente dove acquistare giochi da tavolo, giochi di ruolo, wargame, pitture e molto altro. Ciao a tutti! E per me, ve l'ho detto, è un titolo che una chance o comunque una prova, se vi capita in un negozio, gliela dovete dare perché sono convinto che, visto anche il prezzo ridotto di questo set base, io sono convinto che ve lo porterete a casa. Ciao, alla prossima!